Ciao, oggi parliamo di Koshikino Kata. Il Koshikino Kata, Kata delle cose antiche, o Kitoryu no Kata, è un esercizio di forma della scuola di Kito. È un Koryu Kata, o Kata delle antiche scuole, che con l'Itsusu no Kata, preso dalla Tenjin Shinryu, sono in legame con la tradizione tecnica del Koryu Jujitsu, il Jujitsu antico, le scuole studiate dal maestro Kano in gioventù. La sua nascita risale all'anno 1650 circa presso la Kitoryu, una delle scuole di Jiu-Jitsu più famose dell'epoca, ed era chiamato Kitoryu no Kata. Il Koshikino Kata venne studiato dal professor Jigoro Kano, fondatore del metodo Kodokan Judo, e inserito nei kata della sua scuola, a ricordo delle origini marziali del Judo e per i contenuti esoterici dell'esercizio. Il kata è diviso in due parti, anche se viene sempre eseguito in un unico kata. La prima di 14 tecniche, detta Omoteno Kata, la seconda di 7 tecniche, Urano Kata. Nella parte Omote, ogni tecnica è separata dalle successive ed è chiamata Dan. Ognuna racconta con soluzioni tecniche differenti il nascere dell'energia, il suo svilupparsi nell'azione e l'annullamento finale con la conclusione della tecnica, a dimostrazione di nascita, vita e morte dell'energia fisica. La parte Ura è di 7 tecniche, che sono la sintesi della prima di 14. L'esecuzione delle azioni non ha soluzione di continuità ed è chiamata Mudan. La fine di ogni tecnica è l'inizio di una successiva, a dimostrazione del flusso dell'energia universale che non muore ma si trasforma e rinnova in continuazione. Le due interpretazioni dello studio dell'energia di questo kata rappresentano anche il metodo di allenamento del Kodokan Judo del maestro Jigoro Kano. Kata, esercizio di forma, ricerca di ordine interiore e randori, esercizio di non forma, libero, attraverso il quale si impara a controllare il caos interiore che avviene nel combattimento. Nel tutorial mostro e spiego la versione più praticata al momento e in ultimo l'esecuzione del maestro Jigoro Kano, che vi permetterà di vedere quanto questo kata sia stato modificato dopo la sua morte dagli insegnanti del Kodokan che si sono succeduti. Processo che, a torto o a ragione, si è verificato in tutti i kata di Judo.